Oggi si ricorda Sant'Arsenio il Grande. Bianco con candida e lunga barba, alto di statura, nobilissimo d'aspetto, questo era Sant'Arsenio a 95 anni, dopo più di un mezzo secolo di vita nel deserto più arido e desolato, quello delle scete in Egitto. Pregava e piangeva, con gli occhi senza più ciglia, per le lacrime e per lo sforzo di non dormire. Pregava per l'impero caduto, ma anche di più piangeva sull'infelicità del mondo, sulla sorte di tanti infelici, sul sacrificio divino dimenticato e negletto dagli uomini. Il pianto di Sant'Arsenio fu assai lungo, durò per 53 anni prima del giorno in cui passò con la morte alla gioia dell'altra vita. La sua esistenza era stata l'adempimento di una preghiera che si legge ancora nel messale e che chiede proprio il dono delle lacrime. Eccoci qua, bentornati. Andiamo a leggere subito le previsioni per i 12 segni zodiacali. Vediamo cosa ci riservano le stelle questa mattina. Ariete, Giove Armonico vi protegge, Mercurio opaco. Siate, tutti in, siate cauti in tutto. Fate valere le vostre idee col partner. Una persona cara sta accertandosi che voi siate felici. Il periodo denso di impegni finalmente è passato. Toro, cambiamenti in arrivo sul fronte dei collaboratori, le stelle consigliano lunghe passeggiate. Plutone amico, giornata serena, serata movimentata per i single. Sentite che il vostro autocontrollo inizia a scricchiolare. Gemelli, serata passionale per i maschi del segno, Marte in soccorso, di chi è in deficit di energie, vantaggi per i nati di domenica, semaforo giallo con le persone del Capricorno, attenzione alle intolleranze alimentari. Cancro, un'esperienza sentimentale, si rivelerà positiva a suon di timori. Giornata no per chi opera nel mondo della finanza. Si prospettano possibilità di avanzata, tutto fila liscio con l'appoggio di Marte. Leone, confusione sentimentale per effetto di Giove, prudenza alla guida, fastidia la pressione per effetto di Saturno. Non aspettate a delineare i programmi che volete realizzare, ascoltate le critiche benevole dei colleghi. Vergine, attenzione alle allergie, anticorpi più deboli. Non illudetevi troppo con una persona dei pesci. Passi avanti per chi ha trovato impiego da poco. Cielo neutro, calma piatta. Giornata feconda per i nati nella prima decade. Bilancia, saprete trovare il modo giusto per far emergere le vostre iniziative. Forma in crescita grazie a Nettuno. Semaforo giallo con le persone del toro. Venere distratta, prudenza. Meritatevi le confidenze di chi vi sta vicino. Scorpione, vantaggi per chi opera nel teatro. Non battete la fiacca proprio ora. Tutto fila liscia, liscio per gli ascendenti bilancia. Tonificatevi con essenze di eucalipto. Credevate impensabile ritrovare affiatamento con il vecchio partner. Sagittario, semaforo rosso con le persone della bilancia. Serata trasgressiva per gli under 25, cattive notizie per i nati in terza decade. Possibili irritazioni della pelle, fate attenzione, tutto fila liscio per gli ascendenti. Scorpione. Capricorno, semaforo rosso con le persone del Capricorno. State progettando un ritiro rigenerante, non alimentate sospetti con il vostro comportamento. Cercate di definire nei minimi dettagli i vostri impegni lavorativi. Acquario, giornata propizia per chi opera nello spettacolo, giornata serena per gli ascendenti vergine. Fate attenzione a una persona del Sagittario. Luna amica, forma in crescita. Affari in fase di conclusione. Tenete duro. Pesci, non fidatevi dei consigli di una persona dei gemelli, rischio, colpi di sole, prudenza. Forma in ribasso per effetto della luna. Serata no, per chi cerca compagnia. Centro emozionale in subbuglio, dovete fermarvi. Eccoci, bentornati. Andiamo immediatamente a sfogliare le pagine del centro Il Quotidiano d'Abruzzo e vediamo quali sono i titoli principali per oggi. Eh, la, il centro apre con eh, la, la condanna e eh, eh, la conclusione del eh, delitto di Alba Adriatica, eh, l'omicidio Spinelli, delitto per gerosia 30 anni al killer Alba Coldasci, condannato per la morte del 22enne Manuel Spinelli. E poi la fotonotizia dedicata ovviamente al Consiglio, al primo consiglio comunale eh, della giunta eh, di Gian Guido D'Alberto. La mia è una giunta per il cambiamento. Ma dei malumori nel Partito Democratico. Eh, eh, nelle cronache Alba Adriatica, Blitz in spiaggia contro i furbetti dell'ombrellone. Giulianova, spaccio di droga, arrestati due anziani coniugi. Serie C, Teramo Calcio, si riparte dai giovani. Poi in Abruzzo, trasporti nei centri montani. Studenti, pendolari dei bus. Arrivano gli sconti del 10%. La borsa della spesa in Abruzzo aumentano i prezzi di pasta e benzina e poi l'inserto eh, di otto pagine: l'Aquilone, il Disorder Festival da oggi e domani. Genova si, si tinge di blues in piazza Buozzi, e la rassegna è stata in retese con operetta, libri e teatro, e a Pescara il jazz di Coenheim e eh, Damiani al. Porto turistico e andiamo subito a sfogliare le pagine del centro vediamo gli approfondimenti Abruzzo, trasporti nei centri montane abbiamo visto studenti pendolari ci saranno sconti sui pullman il presidente del consiglio regionale di Pangrazio i comuni interessati sono 129 il risparmio sarà del 10% a Teramo si parla di Campi, Civitella, Torricella, Atri Basciano, Canzano, Castellalto Cellino, Notaresco, Colleda, Raffano Adriano Petracamela e Tossicia e proseguiamo e vediamo la stangata sui consumi. Salgono i prezzi di pasta, vino e benzina. Lo rivela l'istat per il consumatore: ogni famiglia spenderà 385 euro in più. Le regole per risparmiare sulla spesa. E non è facile far quadrare i conti. Il rovescio della medaglia gettate, 111.000 tonnellate di cibo, un protocollo contro lo spreco, abbiamo visto ieri la firma di un protocollo appunto contro lo spreco alimentare, tanti irresponsabili eh, di, questo, di questo spreco ovviamente con il consumismo, le conseguenze sono queste. Ancora Montepulciano, grande festa per 50 anni, docca, ortona, centinaia di ospiti, all'evento promosso dal Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, un compleanno da festeggiare. E ancora andiamo adesso a vedere le, mh, le pagine interne, andiamo a vedere quali sono le notizie per eh, l'Abruzzo, eh, ospedali e sanità in Abruzzo e 5 Stelle dal Ministro Gre Grillo. Quindi c'è stato un vertice a Roma, vedremo. Eh, quali, sono, quali saranno gli esiti? Nuovo ospedale di Chieti, Febbo, esposto in procura sul project financing. Eh, gli affari venite a farli in aeroporto. Una stanza per il business: ecco il progetto di Paolini. Uno sponsor coprirà i costi. I gate, ovviamente, sono sempre fonte di incontri e, eh, e quindi potrebbe anche succedere che insomma, qualche, eh, qualche accordo possa essere fatto anche in una sala di un aeroporto con una stanza apposta. Voli dove e quando e quindi vediamo qui eh, tutte le partenze e eh, gli arrivi per quanto riguarda l'aeroporto eh, di Pescara, ancora l'aeroporto d'Abruzzo, marketing territoriali, la Casellati visita l'Abruzzo alla scoperta del nostro vino in Senato, doppio incarico di D'Alfonso, Gasparri presiede la giunta e quindi è stato proprio Gasparri a presiedere eh, la giunta delle elezioni dell'immunità di Palazzo Madama eh, sabato scorso ha partecipato alla riunione degli stati generali di Forza Italia all'Aurum di Pescara ed è stato eletto con 15 Voti su 23. Ora che l'organismo quindi si è costituito, si può iniziare eh, con le attività. E tra i suoi primi eh, compiti, proprio quello di valutare il caso del doppio incarico di Luciano eh, D'Alfonso, e quindi vedremo che cosa accadrà. Andiamo mh, ancora a leggere le notizie per quanto riguarda Teramo: l'apertura è con il primo consiglio comunale, la prima assise della giunta d'Alberto per cambiare giunta per cambiare la minoranza, hai troppe deleghe, il sindaco presenta gli assessori e ringrazia i consiglieri delusi che hanno fatto un passo indietro sui banchi della maggioranza, però manca Bartolini e Verna abbandona quasi subito l'aula dopo essere arrivato anche in ritardo, ma ha cercato di smorzare eh, le polemiche. Eh, ecco qui, vediamo quindi eh, gli assessori, i, i, le sedie eh, vuote eh, comunque Verna che ha rinunciato al, eh, all'incarico di capogruppo del Partito Democratico è stato poi mh, al, al suo posto è stata nominata Marisa Pomanti che sarà lei poi ovviamente sono stati nominati durante il corso del, del consiglio anche tutti gli altri capigruppo del, eh, dei gruppi consigliari e quindi eh, sono tante le deleghe mantenute per il sindaco attualmente le più pesanti a cui, tra cui la ricostruzione e il bilancio e la contabilità e quindi eh, un eh, gran lavoro quello che attende la giunta d'Alberto e ancora Melarangelo presidente con un voto bipartisan dalla minoranza consensi e un'apertura di credito al candidato designato dal Partito Democratico lui assicura massima dedizione e nessuna faziosità nel rispetto dei diritti di tutti. Eh, ha rilasciato una bella intervista Alberto Mal Melarangelo con un, ribadendo il grande onore eh, di presiedere appunto il Consiglio. È eh, eh, un grande impegno istituzionale che, eh, per il quale auguriamo un buon lavoro. E poi il dirigente provinciale di Forza Italia, D Ignazio. Subito problemi, amministrazione figlia illegittima di eh, consiglieri regionali. E ancora qui vediamo le immagini: DEM senza capogruppo, scelta rinviata, ruolo ad interim a Marisa Pomanti, Cozzi per Forza Italia di Dalmazio, Crea Fare Grande Teramo. Ancora eh, casa ipotecata, Equitalia bloccata per due volte, la Commissione Tributaria Regionale rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la proprietà dell'immobile era stata assegnata a un fondo patrimoniale. L'inquestura, per seguita la convivente, finisce nei guai per stalking in provincia, i primi soldi alle imprese per la nevicata del gennaio 2017 sono stati liquidati, un milione e mezzo eh, di euro. Ancora eh, andiamo a leggere gli altri titoli. Eh, pronto soccorso di Giulianova, paziente morì dopo le dimissioni, è stato assolto il medico ai funerali di Nori a Montorio eh, di Dario Nori, eh, uno degli ultimi partigiani, a Poggio Cono, da lunedì torna Lumagnade Navod e l'ospedale Mazzini qui è impossibile lavarsi la protesta di una ricoverata. Ancora il delitto di alba, abbiamo visto omicidio volontario, 30 anni a Coldasci, ieri la sentenza per l'albanese che uccise il 22enne Manuel Spinelli per gelosia, soddisfatti i familiari della vittima. Qui vediamo l'omicida e la vittima. Eh, inquinamento condannata alla fonderia Vecco, Martinsicuro, un anno e sei mesi ai vertici dell'azienda per il rumore, le polveri e l'uso del Petcock. Ancora, ancora gli altri titoli, Blitz contro i, furghe, i furbetti dell'ombrellone ad Alba, Vigili e Guardia Costiera. Eh, ne rimuovono 200, oltre a 300 sedie lasciate abusivamente sulle spiagge libere, un'abitudine. di Chi frequenta le spiagge libere lasciare poi eh, l'ombrellone, magari per eh, poi avere la possibilità di ritornare. Eh, ancora in via Capuani e via Raffaello Sanzio a Tortoreto proteste dei residenti per le strade allagate. E le ruspi al lavoro tra i bagnanti, ancora proteste a, a Martinsicuro, dove è iniziato il ripascimento, ma scoppiano ovviamente le polemiche per la mancata programmazione. Vediamo qui le immagini. Eh, Arrestati eh, a Palazzo dello Spaccio eh, alla Rocca, arrestati due coniugi di 65 anni, marito e moglie, avevano 310 grammi di eroina ma sono stati scoperti dal canantidroga. La Polstrada doveva notificare un divieto di dimora a una donna che abita nello stesso stabile e ci sono capitati, per fortuna sono stati eh, arrestati. Eh, un atto vandalico eh, silicone nella serratura della sede del movimento 5 Stelle a Giulianova, ancora l'asilo non c'è amianto neanche nell'area scuola di Via Mattarella le analisi dell'ASL dopo la rimozione del pavimento danno esito negativo e il turismo rurale ottenuta la spiga verde. Ancora andiamo al, ecco, dopo l'inserto dell'aquilone con tutte le iniziative e gli eventi eh, del, dell'estate abruzzese. Andiamo poi a, eh, vedere, a vedere gli altri eh, titoli delle altre, eh, del, del centro per le altre. Ehm, per le altre eh, per, per l'altro territorio provinciale a Roseto: violenza sessuale scagionato un giovane, lo accusava una studentessa del Safo, ma era uno scambio di persona. A processo il fidanzato della ragazza che l'aveva picchiato. E poi ancora un blitz contro i venditori abusivi, fiamme gialle sulla spiaggia, bike sharing, deserta la seconda gara, nessuna offerta in comune per la gestione del servizio che quest'estate rischia di saltare. E ancora il referendum tra i lavoratori sulla trattativa salpa, la maggioranza rifiuta la proposta dell'azienda. Ancora andiamo a leggere gli altri titoli. Andiamo a Silvi Comignani. Illegittimo l'uso della sala consigliare del consigliere Per Salvini. Secondo il consigliere di centrosinistra ed ex sindaco è stato violato il regolamento comunale. Non era la visita istituzionale del ministro dell'Interno, ma una manifestazione politica della Lega. È questo. Il motivo per cui Comignani ritiene legittimo l'uso della sala consigliare per, il recente, per la recente visita del leader leghista Matteo Salvini. Ancora a Pineto migranti giunta in retromarcia l'opposizione, progetto di inclusione non condiviso in maggioranza. e A Pineto arriva la, quatorna, la quarta edizione di Callici in villa con i, con i vini di sei cantine locali. Vediamo l'apertura di Pescara, incidente all'altezza del giambo, guida ubriaca sulla riviera, investe ragazza sulle strisce, multa, ritiro della patente e denuncia per la conducente la giovane in ospedale. Eh, sconto al killer di Jennifer, mai creduto alle sue scuse, il fratello della ragazza uccisa dall'ex commenta il ricorso in appello di Troilo. L'apertura di Montesilvano, i dati CNA, le reazioni, tasse alte e mancano i servizi, report annuale, numeri preoccupanti, le associazioni servono parcheggi e un piano traffico. Ancora l'apertura di Chieti Sanità, Policlinico, Neurologia, il caso delle liste bloccate, pazienti senza possibilità di prenotare una visita. Il direttore Onofri, le incomprensioni nascono da errori del CUP. Ancora andiamo a vedere l'apertura per quanto riguarda L'Aquila, Vezzano, intimidazione col fuoco, attentato contro un fioraio del cimitero, benzina e bombola del gas per far esplodere un box in costruzione, assegnato dal Comune, indagini sul Movente e eh, sulle tasse da restituire eh, l'attesa per, la per la proroga sale la tensione seduta a fiume alla Camera che si è chiusa con un nuovo rinvio, corsa contro il tempo per l'approvazione del decreto. Andiamo a vedere adesso eh, le pagine dello sport e vediamo quali sono eh, le notizie della serie B. Sebastiani, Pescara, mi piaci, ma c'è un grande colpo, il presidente, abbiamo allestito un buon organico in sintonia con Pillon, Repetto dice che non si occupa di mercato, è stato preso per altri ruoli. Ancora Teramo si riparte dai giovani, Zichella è una grande sfida, Serie C scatta la stagione dei biancorossi. Oggi primo allenamento al Bonolis, il presidente Campitelli, vedo entusiasmo. La rosa costruita è all'altezza e vediamo quali sono i convocati nello schema. Eh, del centro, eh, ecco qui, il eh, Gomis e ehm, Lewandowski, difensori Speranza, Caidi, Ferretti e Altobelli. Al centrocampo Amadio, Amadio, Spighi, De Grazia e Zenuni e attaccanti Tulli, Di Renzo, Barbuti, Piccioni, Terracino, Bacio Terracino e K. E questa la squadra biancorossa rossa eh, al raduno eh, di Valvomano di eh, ieri, quindi al Via la eh, al via la nuova stagione. Ancora in promozione, Lanciano, la Selva si presenta qui per tornare in alto, Bastese scatenata, in arrivo. Eh, Colarieti, Serie D, il Giulianova prende Frulla, eccellenza, il Chieti tratto, pachito. Tratta Paquito Morales. E ancora eh, andiamo a vedere Gilberto Candeloro, il patron del Francavilla, Pescara, Ascoli e Teramo. Vi racconto come è andata. Parola al presidente dopo il tentativo vano di rilevare alcune società. Con Sebastiani c'è stato solo un approccio, lui è un bravo amministratore e non ha la necessità di vendere. Io e Campitelli non potevamo coesistere. E ad Ascoli sono stato usato per accelerare la trattativa con Bricofer volevo prendere il Lanciano per festeggiare il centenario con la squadra in Serie C. E poi Racchini ai ah, playoff nel Mirino, il tecnico del Francavilla, gruppo coeso e bel calcio, ecco la mia ricetta. Andiamo a vedere il ciclismo: Roganti trionfa al Lanciano al trofeo Centropista, al velodromo Frentano, brilla anche la giovane. Eremita, Lieve e la nuova spiga aurea che si aggiudica il titolo riservato alle squadre. Cappelletti si prende il trofeo San Giacomo di Rocca San Giovanni e ancora, parliamo di alpinismo, le montagne d'Abruzzo, una grande palestra. L'alpinista Nardi arriva al Festival Marciano, regione con enormi potenzialità poco sfruttate, e lo dicono anche ovviamente gli alpinisti che vengono da fuori e che vedono. E le nostre, le nostre bellissime montagne e il, il loro grande potenziale. Ehm, e poi il prestigioso evento in programma il 28 luglio, presentato ieri, il premondiale al Pala Tricalle di Chieti per quanto riguarda la ginnastica eh, ritmica. Ancora adesso andiamo a vedere, andiamo a leggere immediatamente le pagine eh, d'Abruzzo e vediamo quali sono i titoli. Principali, ma prima mandiamo qualche minuto di pubblicità e ritorniamo con la rassegna stampa. A tra poco. Eccoci, bentornati, andiamo a vedere subito i titoli principali del Messaggero, vediamo subito la pagina per l'Abruzzo, Maxi Frode. Su 800 lavoratori, la truffa scoperta dalla finanza di Chieti. 36 società non pagavano i contributi, coinvolti il settore dell'elettronica, dei supermercati, associazione a delinquere. E la notizia del Consiglio, con votazione bis per eleggere Melarangelo, Presidente del Consiglio, appunto, con 27 preferenze su 29. Ancora Carabinieri e Università per far nascere i super eh, cavalli. Ieri, scusate. Ok, allora la sessione è scaduta, noi ricarichiamo immediatamente il messaggero d'Abruzzo così possiamo andare uh, a uh, proseguire con la lettura e uh, vedere quali sono le pagine e i titoli principali. Mm, scusate un attimo e andiamo a vedere. Uh. Bene, allora facciamo così, uh, leggiamo, vediamo il... Um, Vediamola, partiamo con la città e poi andiamo a vedere, intanto che si ricarica, andiamo a vedere il, il, il messaggero. La città eh, sotto la testata, il rogo alla fabbrica di giocattoli, scongiurato l'allarme inquinamento Sant'Atto, per cui sono stati pubblicati i dati dell'Arta, non c'è stato, stato inquinamento ambientale e eh, le criticità e i valori sono rientrati ad Alba, Adriatica, liberate le spiagge privatizzate, a Giulianova morì in pronto soccorso assolto il medico e poi accusato, picchiato e diffamato, e questa l'apertura per quanto riguarda la città, a Roseto, eppure non era lui il maniaco delle studentesse del liceo Saffo. Indagine capovolta, c'è stato uno scambio di persona e eh, ancora notizia di cronaca, eh, anzi di giudiziaria, 30 anni di carcere all'assassino albanese, giustizia per eh, Manuel il delitto di eh, Giulia Nova Cultura Italia in crisi parola di Pg Battista, ospite domenica a Castelbasso. E poi a Teramo, la giunta d'Alberto Melarangelo, il presidente con quattro mugugni. Teramo il PD mette una toppa sui primi di Sidi, ancora a vedere l'Abruzzo prima messa nell'area dell'hotel Rigopiano, 18 mesi dopo la tragedia che ha sconvolto le loro vite, i familiari chiedono di sapere chi ha sbagliato. L'area sequestrata, infatti, la procura di Pescara che indaga sulla morte delle 29 vittime ha concesso il nulla a osta per la celebrazione religiosa di ieri. Eh, arte, la Sacra Famiglia di Cola Della Matrice torna al Museo Nazionale eh, d'Abruzzo, bellissima quest'opera, dove era rimasta fino al sisma del, 2000 poi, del, del, del 2009, e poi l'opera della piena maturità artistica di Cola Della Matrice. E rientra al Museo Nazionale d'Abruzzo, meriterebbe una visita. L'omicidio di Alba, 30 anni all'assassino di Manuel Spinelli, giustizia è stata fatta, eh, condannato il 28enne albanese Pitim Koldashi. Il primo in primo grado la pena è di 30 anni e 8 mesi. Ancora la giunta d'Alberto Melarangelo presidente con quattro mugugni, qui vediamo la foto di eh, una parte dei, eh, della giunta d'Alberto, il sindaco con quattro assessori, qui ne mancano tre eh, che non entravano nel, nello Zoom. Comunque le deleghe alla Mistichella, alla di Padova, Bonaventura, Marroni e d'Alberto e poi il caso Verna che prova a metterci la toppa, il consigliere PD che resterà comunque nella maggioranza. Era Stefano Cianciotta, uno dei mister X il professionista sondato dal sindaco per un assessorato esterno al futuro e ora scatta l'opzione consiglieri delegati e qui appunto le surroghe ecco qui gli altri tre eh, della, della, della foto vediamo poi mh, qui Filipponi, eh, la, Sara Falini e Luigi Ponziani con le relative deleghe. Dall'opposizione Forza Italia evidenza le prime frizioni, dal PD i primi problemi per Dalberto. Da Niente inquinamento dal rogo dei giocattoli, i dati dell'analisi ARTA rimessi ieri sera al comune a Sant'Atto, l'attesa l'ordinanza di revoca dei divieti. Ancora neve, la provincia anticipa un milione sbloccati, quindi ehm, una sblocca, sbloccata la cifra record, la provincia ha speso 22 milioni di euro per far fronte alle emergenze. Per ora ne sono, ne sono stati stanziati 8. Eh, Ruzzoretti, guasto all'acquedotto tra Teramo e Bellante, e quindi sono iniziati subito dopo la segnalazione i lavori. Ancora andiamo a vedere in provincia di Famava la ex su Facebook, ammonito, raffica di misure di prevenzione da parte della questura di Teramo e a Montorio Cordoglio. Per la scomparsa del partigiano Dario Nori in provincia, lotta agli sprechi di cibo, abbiamo visto il protocollo d'intesa in bar vibrata, l'inquinamento e il rumore condanna per la fonderia VECO, liberate le spiagge privatizzate, rimossi ombrelloni, sdraio e attrezzature lasciate nei tratti pubblici. Questa abitudine che è stata, eh, diciamo, sta tentando di eh, rimuovere. A Giulianova, arrestati due pensionati spacciatori, nascondevano 310 grammi di, eroino, di eroina in un sottotetto alla Rocca. E dopo le bandiere blu e verde arrivano le tre spighe, turismo, riconoscimento a Giulianova per le politiche di sviluppo rurale sostenibile. Ancora soluzione per il dottore Danniballe, il medico di pronto soccorso, era mh, accusato di omicidio colposo per la morte di eh, una paziente. Il ricordo, domenica la prima messa in, in ricordo, il suffragio di Donennio. Eh, la giustizia sommaria non era lui il maniaco davanti al liceo Saffo, lo scambio di persona che si spogliò davanti a un ragazzo che si, si sarebbe spogliato davanti a una studentessa, picchiato e poi def, diffamato. Ma a processo vanno gli accusatori, ribaltate le indagini sul 42enne indagato per molestie eh, sessuali. Eh, trovato a, Pineta, a Pineto la turista scomparsa a Giulianova. Cultura Italia in crisi, parola del giornalista eh, Battista, apre gli incontri letterari realizzati da Fondazione Menegaz e eh, Fla. E poi Brad mh, Meldau, concerto jazz all'auditorium D'Annunzio. Lo sport. via ha ritiro Zichella, Teramo, che occasione, mancano ancora due giocatori: Ranieri e Fiordaliso. Partiremo. Con il modulo 433 il raduno ha già due casi che sono Graziano e Sales, il termo basket persa la guardia, eh, 98, arriva, presa scusate, la guardia Giacomo Signorini, classe 98 arriva da Rimini, primo under del nuovo ciclo, la squadra inizia a prendere forma. Quindi tutto, anche questi sono i titoli per, eh, per, il, eh, per la città e andiamo adesso a, velocemente a vedere le pagine del messaggero che stavamo iniziando a sfogliare prima. Arriviamo immediatamente alle pagine dell'Abruzzo e vediamo quali sono i titoli principali mh, per quanto riguarda il messaggero. Questa mattina abbiamo già visto che eh, i titoli principali riguardano il consiglio comunale eh, la cronaca e eh, poi gli <coughs> eventi ecco qui eh, e poi la frode sugli 800 lavoratori scoperta dalla finanza di Chieti, 36 società non pagavano i contributi coinvolti il settore dell'elettronica e dei supermercati un'associazione a delinquere ancora andiamo a vedere gli itinerari di estate cosa, a cosa Dedica il Messaggero la, eh, la, questa, questa rubrica, eh, il paese dove ci sono soltanto capolavori a pesco costanzo, tra filigrane, a tombolo e ferro battuto, nel borgo anche arte barocca e palazzi costruiti in pietra gentile. Al via la stagione degli spettacoli con musica classica, ehm, lama, la, lama orchestra e il concerto club di Paola Turci. Ancora il titolo di Pescara investe una ragazza patente ritirata. Abbiamo visto che eh, era alla guida una neopatentata che è risultata positiva all'alcol test. E poi andiamo a eh, leggere eh, l'apertura la, dell'Aquila, Cotugno, ricognizione dei MUSP settembre a scuola. Nei moduli, ancora valutata la possibilità di utilizzare le strutture Dottrina Cristiana, micarelli e Liceo Musicali. Discusso il piano del lavoro per riportare l'edificio di Pettino in totale sicurezza. E poi leggiamo velocemente eh, la pagina di Teramo. Ah, scusate, Chieti, la maxi-frode: abbiamo visto sugli 800 lavoratori, il business delle ditte Fantasma e poi la muffa nelle case Ater, protesta in comune. E ancora, ecco qui, siamo alla pagina di Teramo, la dedica, dedicata ovviamente all'apertura al primo consiglio comune di ieri, a Mera Rangelo che è presidente Berna se ne va dal Consiglio. E sono stati questi diciamo, i momenti salienti di eh, ieri, ehm, diciamo, quelli fuori dal, dal Consiglio. Il giuramento e poi il minuto di raccoglimento per i due eh, lutti che hanno colpito le, eh, la nostra comunità: eh, quello di ehm, Walter Catarra, l'ex presidente della provincia, e quello di Pio Rapagnà. Eh, per Verna, la squadra è un mix tra, tra rinnovamento e competenza. La scelta migliore lo diranno fatti e azioni. Queste sono le parole. Del sindaco eh, e poi ancora la notizia dello scambio di persona: il maniaco delle liceali giù botte, ma non era lui. Brutta, bruttissima vicenda questa. Violentata la minorenne disabile, uomo 50, eh, 53enne che finisce. In carcere poi sui fondi post-sisma la provincia anticipa un milione e mezzo alle imprese. Cibo e bisognosi, firmato il protocollo per aumentare le donazioni. Per cui il messaggero ha messo insieme le due notizie che eh, venivano appunto dalla provincia di Teramo, dall'ente provincia. A Giulianova, operaio morì di ulcera, assolto il medico. Palmiero Lattanzi si spense durante il trasporto all'ospedale, dimesso pochi giorni prima dal pronto soccorso. <coughs> Ancora. Andiamo a vedere le pagine dello sport. Antonucci Bomber da Di Francesco, Francavilla si presenta, è stato il Racchini Day, e quindi l'entusiasmo per il debutto del Teramo. Ma si profilano già i casi di Graziano e Sales, che la società per adesso non ha eh, convocato. Mercato mh, al, eh, tobe, al Tobelli eh, verso la, la Sicula Leonzio, eh, Celli è sfumato, piace Fiordaliso, difensore eh, giovanili Torino, e poi ancora eh, Wesley Persson inizia a Roseto la mia carriera da professionista. Stiamo parlando del basket di serie A2. È tutto anche per Il Messaggero. Velocemente: i titoli principali di Certa Stampa. Eh, anche qui: l'omicidio di Alba Adriatica, e poi la, la condanna a 30 anni per eh, l'omicidio di Manuel Spinelli. E Viviana Abbazzani ospite di Antonio D'Amore. Anche nel teramano si girerà un film americano e poi il protocollo d'intesa per lo spreco alimentare in, ieri in provincia, eh, e i coniugi che nascondevano droga in un barattolo a Giulianova arrestati, e, eh, e il Consiglio comunale, ancora vediamo adesso eh, le, le, le notizie di, eh, del. Eh, del di, Scusate, ecco qui, di City Rumors e vediamo qual è l'apertura di, eh, di City Rumors, quali sono le aperture principali. Attendiamo un attimo che si ricarichi il, il sito. Okay. Intanto vediamo ML, le notizie in evidenza, ovviamente è partita l'era d'Alberto Melarangelo presidente tra Gugni di Verna, il delitto, eh, il nuovo consiglio, aumentano i gruppi in aula, l'opposizione sono ben otto, ecco i designati, i pagamenti alle ditte per lo sgombero neve, Poggio Cono e Lumagna De Navod, morto nel bagno, si sospetta una dose eh, di overdose, di droga, la fortuna, ecco la bella notizia, fuori pericolo il sedicenne colpito dalla medicina, tolta la sedazione. Alba Adriatica, ecco l'apertura con la foto del maxi sequestro di ombrelloni e sdraio liberata, la spiaggia delle spiagge libere occupate. Chieti, scoperta maxi frode fiscale, fatture false per 190 milioni. La cittadinanza e Fasulle ai brasiliani sulla costa terramana, terramana i nomi dei 22 eh, indagati eh, nell'ambito dell'inchiesta Cidadania e un presunto giro di cittadinanza e Fasulle ai brasiliani nei comuni di Castellalto, Pineto, Notaresco. Il, il primo consiglio comunale, anche City Rumors, dedica una notizia, Martin Sicuro, inquinamento ambientale, condannati i vertici della VECO. Bene, è tutto per la rassegna stampa, qualche minuto di pubblicità, eh, facciamo entrare il nostro ospite Luca Corona, capogruppo di OLTRE, eh, eh, ci racconterà tante cose. A tra poco. Eccoci qui, bentornati. Salutiamo il nostro ospite Luca Corona. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno e buongiorno. grazie dell'invito. Grazie a te Luca e insomma il tuo grande impegno sì. riconosciuto perché ecco, sei anche capogruppo eh, di, della lista, oltre eh, una lista nuova eh, sì. che eh, punta al, eh, al voler fare veramente, anche perché tu anche tu. Sei sempre stato un altro, eh, diciamo, tu ti caratterizzi sempre per essere, eh, di, essere molto attento ai problemi del, di tutto il territorio, ovviamente di quello che vivi e portare avanti le istanze. E sei stato attivo anche durante la campagna elettorale, senza guardare troppo al passato, perché tanto ormai il primo consiglio sì. c'è stato, adesso è tutto, tutto da fare, insomma. Però, Insomma, questa campagna elettorale, queste votazioni, le elezioni amministrative, insomma, ci sono sì. state un po' di... Eh. Io ho fatto questa scelta eh, condivisa con il coordinatore che è Federico Agostinelli eh, di andare con questa lista civica, una lista nuova, quindi un progetto nuovo, una sfida soprattutto per la città. Eh, mi è piaciuto in toto il progetto che aveva... Eh, il nostro coordinatore, eh, mi piaceva la squadra che componeva la lista e quindi ho fatto questa scelta, perché è una scelta eh, che viene dal territorio, una scelta che viene eh, tra le persone, perché io sono abituato eh, già dal comitato di quartiere a stare in mezzo alla gente, perché la politica deve tornare eh, alle origini, quindi stare a contatto con le persone, perché bisogna sentire le esigenze che il territorio e che le persone hanno. E quindi ho fatto questa scelta perché eh, oltre la nostra eh, diciamo, lista civica va in questa direzione, stare a contatto con il territorio e riportare nelle istituzioni, in questo caso in comune, tutte le esigenze che le persone avvertono e quindi le problematiche. E in questo ruolo nuovo per me, perché io ho fatto il consigliere provinciale in maggioranza e il consigliere comunale in maggioranza, è un ruolo nuovo, però... Eh, come tutte le cose che io faccio metto cuore e passione e quindi eh, spero di svolgere al meglio e dare tutto il mio impegno per portare le varie problematiche delle citt della città alle istituzioni, in questo caso il sindaco e alla giunta. Luca, eh, le istanze del territorio, quelle delle frazioni, hanno avuto anche un'attenzione da parte sì. del sindaco D'Alberto con, con una delega specifica proprio al, al dialogo sì. con, con le frazioni è importante, insomma le frazioni vivono alle volte un senso di distacco proprio dal centro, dal centro città e invece sono pienissime di, di, tanti, di tanti problemi, dal, sì. dalle inagibilità ai collegamenti a questo senso insomma, di abbandono quando invece hanno un volume di, eh, diciamo, eh, di importanza notevole no, no, soprattutto per la densità di abitanti perché abbiamo dei quartieri veramente popolosi che frequentano la nostra città e che con un senso di, diciamo, di allontanamento rischierebbero proprio di eh, migrare altrove, sì. di avere altri riferimenti. Io sono contento che eh, si abbia speso qualcosa per le frazioni in, questo, eh, in questa campagna elettorale, ma io ripeto, vengo dal Comitato di Quartiere, quindi Appunto. da una frazione, da un quartiere. So, eh, ho speso tanto in questa campagna elettorale girando le varie frazioni, ho visto le varie problematiche, ahimè eh, faccio anche mia colpa perché io ho amministrato tre anni eh, con eh, la passata amministrazione, abbiamo peccato eh, forse su eh, alcune frazioni perché si doveva eh, fare molto di più e si deve fare soprattutto molto di più. Eh, girando queste frazioni, ho notato che negli ultimi sei mesi, cioè con l'arrivo del commissario e fino ad oggi, sono completamente abbandonate. Io sono stato a Cavuccio, che è una frazione vicino Teramo, è una frazione abbandonata a se stessa, come tante altre frazioni. Ehm, la politica, soprattutto questa nuova amministrazione, deve capire che le frazioni non sono emarginate ma sono parti integranti della città. La città è unica, non deve esistere eh, Varano, Pogge, deve essere la città di Teramo, quindi le frazioni devono essere inglobate all'interno di un contesto e di un percorso insieme alla città. Logicamente le varie, varie frazioni hanno esigenze diverse perché non tutte le frazioni hanno un'esigenza rispetto ad un'altra, quindi bisogna, come si faceva in passato, eh, fare delle giunte itineranti e quindi le istituzioni si devono aprire, andare in queste realtà e vedere le esigenze principali eh, per attuare eh, diciamo in, nella fase immediata le, le problematiche più urgenti. Eh, girando queste frazioni, ripeto, noto che c'è molta... Ehm, in curia per quanto riguarda l'erba, per quanto riguarda eh, le buche, quindi il manto stradale, che sono piccolezze perché tagliare eh, sui marciapiedi l'erba. È, piccoli, è la manutenzione ordinaria? Sì, la manutenzione che va fatta. ordinaria, che poi <ride> va, fatta. va fatta, quindi non è una cosa che va in straordinario, è una cosa di routine perché tutti i cittadini, soprattutto anche quelli delle frazioni, Pagano le tasse e quindi vogliono sì. logicamente i servizi e questi servizi bisogna darli perché eh, sono nella, diciamo, nel, nella norma, quindi non è niente di straordinario. Esattamente. Parliamo un po' eh, della, della vicenda politica, entriamo un po' nel, sì. nel merito del, di quello che è stato, un po', giusto per dare un, un senso di continuità. Insomma, mh, la campagna elettorale che per quanto. Mh, Pesante e eh, molto combattuta, ha mantenuto toni alti, diciamo. Sì. No? Ecco. E questo dovrebbe essere un ottimo presupposto per eh, poi, mh, nonostante la eh, sconfitta, però di una, cos di una mh, opposizione cosiddetta costruttiva. Insegna... Sarà così? Io spero Nonostante di... diciamo, delle, delle crinature che si portava dietro il centrodestra si riuscirà a fare questo lavoro? Io penso di sì, perché, anche perché in questo periodo particolare della città dove eh, ci sono molte esigenze e dove soprattutto ehm, nella fase della, del terremoto, che diciamo, è il problema principale perché leggiamo tutti i giorni di cosa sta succedendo è una cosa non, non positiva perché vedere delle pochissime pratiche già solo diciamo, prese in considerazione, bisogna fare unione soprattutto in un'opposizione, io ho speso già cosa farò? Io farò un'opposizione per la città, cioè io voterò quei provvedimenti. Che vanno a tutelare la città di Teramo, cioè i provvedimenti seri, provvedimenti che aiutano questa città in forte difficoltà, perché ricordiamoci che la città di Teramo ha subito il terremoto e ha subito anche eh, l'effetto neve, quindi una serie di problematiche serie, problematiche che forse molte altre città d'Italia non hanno, soprattutto quello degli sfollati, che è una situazione che sta diventando grave, perché a distanza di due anni io ancora non mi capacito perché persone con categoria B stanno fuori casa e ad oggi queste categorie, perché sono, diciamo, le categorie B sono categorie che non hanno subito lesioni strutturali abbastanza serie sulle proprie abitazioni, soprattutto anche sulle case ATER, non riesco a capire che ad oggi ancora non riescono a rientrare in casa, ma soprattutto ancora non iniziano i lavori ci sono eh, quartieri il quartiere principale di Teramo che è quello di Colatterrato dove ha subito uno spopolamento che poi ha di conseguenze come eh, il mancato introito per quanto riguarda i commercianti e quindi sta subendo quel quartiere eh, una forte flessione anche a livello commerciale, non solo per quanto riguarda lo spopolamento abitativo ma anche per le attività commerciali che rischiano, se si va avanti così, alla chiusura, quindi è una problematica che bisogna affrontare, è venuta la Meloni e io sono contento che anche le realtà di, eh, del Parlamento e delle istituzioni romane si sono interessate di questo problema, adesso bisogna solo agire, agire con la Regione Abruzzo, agire, io sono sicuro che il nuovo Sindaco D'Alberto lo farà, battere i pugni sulle scrivanie in Regione e per far iniziare questa ricostruzione ferma. Speriamo insomma, che adesso che c'è un'amministrazione un concreta sì. insomma, tutto ciò si possa, si possa fare. Per quanto riguarda poi il centrodestra, io penso eh. che eh, ci sono state delle frizioni: sì, il, il clima della campagna elettorale è stato un clima su, più che sulle accuse più sui, sui programmi, e quindi questa è stata una cosa positiva. Gian Donato Morra. Che io ho seguito in prima persona non ha mai fatto accuse, quindi ha mantenuto un profilo alto, ma come già donato, perché è una persona seria, una persona che è sempre a contatto con le persone, che ha a cuore queste problematiche. Però nel centrodestra si è notata questa spaccatura che evidentemente c'è. Eh, spero che perché poi andando eh, divisi si vede al comune di Teramo, perché poi ricordiamo il centrodestra. A mio modo di, di vedere non ha perso, il centrodestra ha vinto. Basta vedere sul primo turno dove eh, i dati hanno dato una secca vittoria del centrodestra, se poi noi contiamo le forze che hanno diviso questo centrodestra, Alberto Covelli in primis e Mauro Di Dalmazio, eh, vediamo che non c'era partita. Cioè, è inutile che eh, facciamo dei ragionamenti diversi, non c'era partita, il centrodestra l'elettorato del centro-destra e il comunitarimo l'ha riconfermato, nel ballottaggio è stata una partita diversa, forse a discapito di qualcuno, forse qualcuno voleva far pagare a qualcun altro qualcosa, io eh, la penso totalmente diversa perché non bisogna ragionare in politica così, perché poi eh, questi ragionamenti portano alla distruzione di una coalizione. Quello che è avvenuto, ma non è solo alcune parti, c'è anche la Lega, che fino all'ultimo ha fatto un tipo di ragionamento diverso per poi confluire sulla figura di Giannonato. Io mi chiedo perché ci sono stati tutti questi passaggi, spero che in Regione non si ragioni in questa maniera, che si va con un progetto unico, un progetto condiviso, perché un centrodestra unito è un centrodestra vincente. Sicuramente, insomma, anche perché si cominciano anche a delineare le... Um... Sì. No, le condizioni per, per le regionali, eh, adesso appunto la Commissione eh, per valutare il doppio incarico anche di... Lì, anche lì c'è tanto da dire, c'è un Presidente di Regione Beh. che oggi fa il Presidente di Regione e domani fa il Senatore, io penso che questa Regione con tutte queste problematiche che ho detto, soprattutto nella provincia di Teramo, ha bisogno di eh, un Presidente di Regione attivo, un Presidente di Regione che si preoccupa dei problemi e non che... Pensa più alla poltrona verso Roma che piuttosto dei problemi dell'Abruzzo. Ma io spero che questi gli Abruzzesi eh, con le nuove votazioni, che punto interrogativo, non so quando ci saranno, penso a Primavera, abbiano capito, quindi hanno una direzione quella di votare il centrodestra perché centrodestra e si vede. Anche con alcune azioni, è quella eh, forza che può dare una svolta diversa a questa regione abruzzo. Si ribalta tutto quanto perché se alla regione la regione abruzzo diciamo, dovesse vincere poi il centro-destra. Sì. E con e lui, una... e di, infatti, questa è la contraddizione: che il comune di Teramo poi sarebbe eh, diciamo, emarginato mm -hmm. con, un, con una guida di, di centro, attrazione di centro-sinistra, ma anche perché eh, si è visto sì, che eh, a livello nazionale praticamente eh, a parte Teramo, Ancona e un'altra provincia eh, capoluogo, eh, comune mh, capoluogo di provincia sono andati al centro-sinistra e il resto sono andati tutti al centro-destra questo è un segnale che a Teramo, come ripeto stata cioè nel centro-destra qualcosa non ha funzionato e ha portato alla vittoria del centro-sinistra ma se vediamo anche dai volti se eh, seduti sui banchi dell'opposizione, vediamo che c'è una media sopra ai 300 voti, mentre in opposizione vediamo assessori con 100 voti che ricoprono la carica da assessore, Mario Cozzi, faccio un nome, con 848 voti fa l'opposizione. Giustamente, questa è la democrazia, questa è la legge elettorale ecco e questo noi prendiamo. Siamo prendiamo in democrazia. Ecco. Adesso ci tocca questo ruolo, qualcosa ha portato a far sì che noi siamo in opposizione e quindi ben venga l'opposizione, un'opposizione il bene della città. Cosa pensi della giunta, della, delle scelte del sindaco D'Alberto, del fatto che lui fino all'ultimo non abbia voluto svelare i nomi dei, dei suoi assessori? Eh, che si è parlato, si sono fatte tante ipotesi, tante, insomma si, mm, eh, si diceva allora saranno se si accontenterà di più il Partito Democratico oppure insieme possiamo e poi invece si è delineata una situazione di, di una scelta di equilibrio, sì. chiamiamola così, perché e... veramente poi D'Alberto ha mantenuto fede alla sì. sua obiettività e al progetto civico prioritario rispetto a qualunque tipo di cappello politico che eh, qualcuno ha voluto mettere in testa io ho molta fiducia eh, nel sindaco d'Alberto perché lo conosco eh, come consigliere abbiamo in quattro anni condiviso alcuni percorsi istituzionali eh, quello della politica che vuole so che è una persona molta, molto attenta una persona molto preparata per quanto riguarda la Giunta ho alcune perplessità, ma soprattutto per alcune persone che alla prima esperienza, e eh, eh, ahimè eh, nella passata amministrazione abbiamo avuto dei casi anche nella nostra parte di maggioranza, alla fine non hanno, fatto, non hanno dimostrato il valore. Perché io penso che alla prima esperienza politica, soprattutto chi non ha fatto un percorso politico, possa, metto sempre il dubbio e tra virgolette, certo. Eh, approcciare male eh, soprattutto in questa situazione che il comune verte perché non è una situazione normale quella che il comune deve gestire ci sono una serie di problematiche dal bilancio manutenzioni terremoto e quindi bisogna secondo me avere un'aggiunta che aggredisce questi problemi quindi un'aggiunta preparata un'aggiunta che già sa cosa bisogna fare eh, nulla a levare a togliere a queste, a queste Beh, se persone se sono preparati diciamo che sicuramente gli assessori poi avranno sì, un, il, il, un aiuto se si sanno relazionare purtroppo la situazione degli uffici è anche una situazione eh. dove abbiamo poco personale al Comune di Teramo perché eh. in tutti questi anni ci sono pensionamenti ieri parlavo proprio con un funzionario del Comune di Teramo che eh, lamenta giustamente mancanza di personale portare eh, delle delibere e quindi dei progetti avanti non si possono portare perché non c'è personale per quanto riguarda invece questa è una nota secondo me negativa quella che il sindaco ha avuto è quella di mantenere delle deleghe importanti perché io penso e si è visto con Maurizio Brucchi dove notavo eh, una, diciamo, una stanchezza anche mentale portare avanti eh, determinate deleghe oltre a fare il sindaco perché chi ha la ricostruzione chi ha il bilancio secondo il mio eh, mare, eh, parere non può poi seguire da sindaco eh, tutte le problematiche che, che vertono attorno a un'amministrazione. Quindi, secondo me, spero che lo faccia. Per, eh, però sì. scusa, scusa Luca, però sì. insomma, il, il Gian Guido Alberto, comunque è comunque, un funzionario regionale, nel senso che comunque ha anche una preparazione no, 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 adeguata. Sì, sì, nel senso sì, che sì, per sì, quanto sì. sia pos, possa essere. Eh, come dici tu, concordo è per, perfettamente, nel senso che, certo, delle deleghe così pesanti e più con, eh, combinarle con il ruolo proprio istituzionale di sindaco sicuramente richiederà uno sforzo maggiore, però. C'è probabilmente un, una capacità di guardare più, no, no, in no. maniera un po' più eh, funzionale proprio questa... Io sulla preparazione non, eh, questa, non dico niente perché... Questo, ripeto, tipo, di, questo tipo di problemi, eh, e magari anche a dargli una dimensione, per cui forse anche... Io dico solo per una libro. questione di impegno, una questione di, mh, come di, di, di fattività, perché poi il bilancio è una cosa seria, soprattutto Beh. in questa situazione il Comune c'ha e più la ricostruzione. Gianguido non dico che non è capace, anzi è molto capace su questo, io dico che porta molto tempo, quindi si può eh, diciamo, tra perdere in altre situazioni perché bisog dopo bisogna seguire eh, sia il sì, bilancio certo. e quindi solo per una questione di, di, di tempo di, eh, per approcciarlo meglio questa cosa. Sì, qui. sì, ma sicuramente, sicuramente poi ecco, se, le, diciamo, se le, le cose restano... Mh, se la capacità poi di discussione e di dialogo e di confronto rimane su un tono eh, veramente propositivo, credo che eh, le prospettive di eh, miglioramento della nostra Noi città... Noi ci in minoranza eh, abbiamo fatto diciamo, una sintesi tra le varie persone, soprattutto il gruppo eh, che componeva la parte di Giannola Tomora, quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia, oltre la Lega, di fare un'opposizione costruttiva, quindi un'opposizione per il bene della città e non fare un'opposizione del dire no, perché non è eh, risolutivo per la città eh, e bisogna eh, collaborare con eh, la giunta e con il sindaco per portare al meglio dei risultati, ripeto, in questo, momento, in questo preciso momento storico. Che riunioni fate? Insomma nel senso la minoranza comunque adesso deve un attimo riorganizzarsi sì. perché qua non dico che è stato un fulmine a ciel sereno la sconfitta però insomma è, era un'ipotesi un ma un'ipotesi molto lontana che invece poi purtroppo ha, ha visto. Sì, noi anche il sottoscritto non sperava in questo risultato eh, anche visto il primo turno <ride> Eh, Gian Donato eh, rimane il nostro leader anche in opposizione, quindi con lui eh, faremo, ci incontreremo per delineare e per dettare una linea per poi eh, intraprendere eh, l'azione politica al Comune di Teramo come opposizione. Come ripeto sarà un'opposizione costruttiva anche perché Gian Donato, campagna elettorale, eh, è stato molto attento sui vari problemi e quindi sarà la linea. Da seguire, poi gli altri gruppi che compongono la, la minoranza voglio precisare: sono gruppi eh, diciamo, non integranti al nostro gruppo diciamo, eh, perché hanno avuto eh, diciamo, in questa campagna elettorale ruoli diversi. Quindi, candidati sindaci contro Giandonato Morra, però, fanno parte, de, cioè, parte dell'opposizione. Vedremo con gli, i vari atti che arriverà di prendere una linea anche eh, con le loro posizioni. Ma sempre subordinate praticamente alla nostra posizione, che abbiamo il numero per eleggere eh, i vari membri, i vari, cioè il numero noi ce l'abbiamo di sette componenti, quindi questo è, noi abbiamo la nostra forza, abbiamo le nostre liste e rappresentiamo un numero maggiore di, di elettori. Bene, Luca, Luca Corona, grazie per grazie. essere stato ospite, buon lavoro eh, per tutti i tuoi impegni, eh, che insomma sicuramente ne sono, ne sono tanti. In bocca al lupo per tutto. Crepi. Grazie anche per quello che hai fatto e continuerai a fare come tramite con le frazioni, sempre l'attenzione, che è sicuramente fa onore. Grazie a tutti, grazie a tutti i telespettatori e ci vediamo alla prossima. Arrivederci grazie, Luca, grazie noi salutiamo i telespettatori, grazie per essere stati con noi anche eh, questa mattina. L'appuntamento come sempre alle 14 con la prima edizione del primo piano e adesso vi lasciamo con i consigli. L'ultima puntata della rubrica te lo dice l'Avvocato con la nostra, il nostro direttore Serena Suriani e il nostro avvocato Anna Di Russo che salutiamo e alla quale auguriamo buone vacanze e a più tardi. A dopo con tutte le notizie.